Allora, questa volta parliamo di laboratori teatrali, corsi di teatro, corsi di recitazione. Corsi di recitazione per adulti, quindi che si parli di persone che hanno 18 anni o 70, non fa nessuna importanza. Non stiamo parlando di laboratori teatrali per bambini. Ecco, questo nello specifico ci interessa. Quindi contestualizziamo. Di che cosa stiamo parlando sostanzialmente? Scusate se mi vedete cambiare la luce ogni tanto, ecco, faccio delle lievi modifiche cromatiche. Dunque, non parliamo ora di tutto lo scibile umano di un laboratorio teatrale, ok? E parliamo di un argomento specifico, parliamo dell'autenticità, parliamo dell'essere veri. Dell'essere se stessi, dell'esprimersi sentendosi bene, dell'esprimerci sentendoci bene con noi stessi, sia se stiamo interpretando un personaggio esistente, sia se lo stiamo creando noi, sia se stiamo improvvisando, sia se stiamo studiando un testo, in qualsiasi contesto di un laboratorio teatrale per adulti, che cosa significa l'autenticità, l'onestà verso il proprio personaggio, verso se stessi, il sentirsi veramente a proprio agio. Ecco. Spesso questo sembra merce rara, perché quante volte, beh, a qualcuno tante, a qualcuno poche, a qualcuno nessuna, però insomma, penso che tutti abbiamo condiviso l'esperienza di vedere, non so, un saggio di teatro, una registrazione su YouTube di allievi, un nostro amico che ci faceva vedere la tal cosa, o di essere insegnanti, come nel mio caso. E avere visto proprio degli studenti o esserci trovati noi stessi in prima persona come studenti e avere assaporato quel gusto amarognolo e fastidioso della inautenticità, dell'essere fuori contesto, del far finta di, magari gigioneggiando o al contrario, essendo terrorizzati da quello che si sta facendo, esprimendo con un cartello sulla fronte visibile a tutti, o non ho voglia, o ho paura, o sto facendo finta giusto perché lo devo fare, o mille altri motivi. Come evitare questa cosa? Allora, questa cosa secondo me è facile incontrare, è facile che la incontriamo tutti quanti, è facile che ci dobbiamo in qualche modo scontrare tutti quanti, ma poco importa perché fa parte di un percorso di crescita anche questa cosa qua, e fa parte di un percorso evolutivo anche questa esperienza qua. L'importante è non soffermarsi su quello e non rimanerci, e non rimanere così, come dire, ingabbiati in un tipo di recitazione così finta, enfatica. Spesso il più grande errore, vorrei puntare l'attenzione su due punti, fondamentalmente il primo, spesso il più grande errore che si fa anche da parte di insegnanti, ecco, non solo da parte degli allievi, perché l'insegnante questa cosa la deve smussare subito, è proprio quella di costruire sovrastrutture. Okay, quindi magari un personaggio enfatico, un atteggiamento caricato, laddove non ci sono nemmeno le fondamenta. E questo è un grave errore che spesso si fa. Quindi prima di costruire sopra un personaggio qualcosa di grosso, di pomposo, di elaborato, spogliarsi. Prima cosa essere nudi. La prima cosa essere nudi interiormente. Questo è molto importante. Poi non importa che si vada a fare un tipo di lavoro più, chiamiamolo, realistico o un tipo di lavoro più, chiamiamolo, simbolico, surreale, espressionista e via dicendo. L'autenticità c'è in entrambi i casi, c'è comunque. Se io parto da me e dal mio stare connesso con me stesso. E non mi occupo di giudizio, non mi autogiudico, non mi lascio giudicare, me ne frego del giudizio, ma mi lascio andare. E voi direte, è più facile a dirsi che a farsi, sicuramente. Sicuramente in molti abbiamo sbattuto, ci ho sbattuto pure io, quindi lo dico in prima persona senza nessuna vergogna, abbiamo sbattuto il muso su questa cosa qua. Ci vuole tanta pazienza, però soprattutto ci vuole. Bisogna cercare di non favorire il proprio ego, di non essere egoici, di non voler gigioneggiare, di non voler fare le prime donne, di andare a cercare un'autenticità più profonda, più intima, che poi ci farà risplendere grandiosamente, ma in tutt'altro modo, in tutt'altro modo.
E qui io mi fermo con questa breve pillola di saggezza teatrale, perché mi interessa in questi video toccare dei punti per stimolare la curiosità, l'attenzione o il dialogo su certi aspetti. Ma come ho già detto in altri video, poi farò dei video molto più dettagliati che saranno anche delle vere e proprie lezioni prova di proposta, sia per percorsi di persona, quando e dove questo può avere luogo, sia dei percorsi online che io sto così espandendo sempre di più nel mio ambito, proprio perché siamo in un periodo in cui questo è molto richiesto e spesso indispensabile e necessario. E anche però non solo, anche per ampliare, come dire, ampliare anche la possibilità di lavorare con persone, di far studiare appunto persone che magari sono distanti. Va bene, grazie anche da parte di Pimpa ed Eric che dormono dietro di me. Ecco, una nera lì, non la vedete, la Pimpa, ed Eric è sul divano. Buonanotte, qui siamo ormai praticamente di notte.